Ciao, sono Alice Del Vecchio e sono una biologa nutrizionista e questo è Briciole, salute in tavola. Oggi parliamo dei prodotti alimentari integrali. Fanno veramente bene? Sono dimagranti come si pensa? Partiamo dalle caratteristiche del prodotto. A differenza dei prodotti non integrali, i cibi integrali hanno un maggiore contenuto di fibre. Le fibre sono, detto in briciole, lunghe catene di zucchero legate tra di loro che il nostro corpo non riesce a digerire. Ed è proprio per questo che i prodotti integrali hanno più benefici. Le fibre, occupando spazio nel tratto gastrointestinale, aumentano il senso di sazietà quando mangiamo. Ed è da qui che nasce il mito che questi prodotti fanno dimagrire, perché aumentano la sazietà. Controllano meglio la glicemia perché, quando ci sono le fibre, il glucosio viene assorbito più lentamente. Secondo lo stesso ragionamento, le fibre abbassano l'assorbimento dei grassi cattivi, come l'LDL. Per godere di questi benefici nella praticità, le fibre sono contenute nelle verdure e nei cereali di farina non raffinata. Quindi, nella quotidianità è fondamentale mangiare il contorno a pranzo e a cena e variare i cereali raffinati da quelli non raffinati. Per capire se il prodotto che stai comprando è davvero integrale, basta guardare l'etichetta. Se per 100 grammi ci sono almeno 7 grammi di fibre e 2 grammi di lipidi, vuol dire che è vero integrale.